fila interminabile allo stand 2K, dove i giocatori accorsi alle 3 2014 aspettano pazientemente per provare Evolve. Il nuovo sparatutto sviluppato da Turtle Rock sembra aver assolutamente incuriosito i tanti fan del genere, che hanno apprezzato la formula atipica che il team ha deciso di adottare. Per chi non conoscesse questo studio di sviluppo, ricordiamo che si tratta di quello che ha lavorato sull'ottimo Left 4 Dead. Per questo nuovo prodotto, tuttavia, il team ha scelto una formula leggermente differente, un'originalissima 4 contro 1. Ci sono infatti 4 giocatori che devono dare la caccia ad un quinto che impersona un bestione enorme come quello che potete vedere riprodotto in scala 1 ad 1 alle nostre spalle. Noi abbiamo provato nuovamente il gioco e abbiamo confermato tutte le più che positive impressioni avute nel corso dei passati playtest. Il titolo è frenetico e la cooperazione è veramente importante per riuscire a vincere le partite. I 4 giocatori che impersonano i cacciatori devono quindi coordinarsi e cercare di utilizzare le proprie abilità in modo da supportarsi l'un l'altro e coprire le carenze di ciascun personaggio. D'altro canto, il mostro deve muoversi liberamente nella mappa di gioco e assaltare la fauna locale per cercare di evolversi, appunto come il titolo suggerisce, e aumentare la propria potenza per poi distruggere tutta la squadra avversaria. Nel corso delle tre è stato presentato un altro dei bestioni dopo il Goliath, stavolta si tratta del Kraken. Il mostro riesce a volare e può gestire una serie di abilità secondarie che permettono di controllare soprattutto la distanza dai nemici, cercando ad esempio di respingere indietro tutta la squadra grazie a un vortice d'aria, oppure danneggiandola grazie a delle scariche elettriche che riescono a colpire tutti e 4 i cacciatori. Il gameplay è serrato, il bilanciamento ci è parso molto migliorato rispetto alle ultime volte che l'avevamo visto e le partite sono sostanzialmente equilibrate. Giocare sia nei panni del mostro che nei panni di uno dei cacciatori è veramente entusiasmante e Evolve rappresenta uno dei first person shooter più originali che si siano visti negli ultimi anni. La componente tecnica è stata realizzata sfruttando il CryEngine 3 ed il colpo d'occhio riesce ad essere veramente piacevole soprattutto grazie alla realizzazione della vegetazione. Il gioco è in uscita questo autunno, noi non vediamo l'ora di scoprire ancora più mappe, più mostri e più cacciatori, perché siamo fermamente convinti che se Evolve saprà garantire una buona quantità di modalità e materiali di gioco, potrà essere sicuramente una delle opzioni più interessanti per tutti i fan dei first person shooter che vorranno godersi un titolo next gen questo autunno.